Il relatore, senatore Emanuele Pellegrini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà. Mi perdoni, avevo invertito gli ordini. Prego. No, sta perché nell'ordine è quello, però ci siamo divisi il lavoro. Grazie Presidente. Egregi colleghi e rappresentanti del Governo, il disegno di legge 1200 di iniziativa governativa e già approvato alla Camera dei Deputati reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle altre disposizioni in materia di tutela della di vittime di violenza domestica e di genere. Nel merito il provvedimento si compone di 21 articoli che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e in relazione a queste fattispecie interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e conseguentemente accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Presidente, chiedo scusa, l'argomento penso che sia abbastanza importante. Sentire le risate anche alle spalle non è proprio il massimo. Non ho percepito risate, chiedo all'Assemblea cortesemente di prestare e almeno il silenzio dovuto al momento del relatore. Grazie. Grazie. Prego. Il provvedimento inoltre incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato. La violenza domestica o di genere viene ricondotta dal disegno di legge alle seguenti fattispecie: maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale aggravata e di gruppo, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Procederò quindi all'illustrazione degli articoli da 1 a 9, lasciando alla correlatrice, senatrice Evangelista, l'illustrazione delle restanti disposizioni. Gli articoli da 1 a 3 del disegno di legge intervengono sul codice di procedura penale, prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere, che la Polizia Giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al Pubblico Ministero, anche in forma orale, che il Pubblico Ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. E infine che la Polizia Giudiziaria proceda senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM, ponendo, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte. L'articolo 4 disciplina il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il nuovo reato punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa o l'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. L'articolo 5 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia Penitenziaria, che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica di genere e che interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere. I corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi corpi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge e sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa. Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni la frequenza dei corsi è obbligatoria. L'articolo 6 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 165 del Codice Penale in materia di sospensione condizionale della pena. La nuova disposizione prevede che con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi di recupero sono a carico del condannato. Articolo 7 introduce nel codice penale, all'articolo 558 bis, il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio. La nuova fattispecie punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque,
con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o una unione civile, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, e la induce a contrarre matrimonio o in unione civile. Si tratta di un reato comune, in quanto soggetto attivo della condotta può essere chiunque. La condotta indiscriminata consiste nel costringere altri a sposarsi o a contrarre un'unione civile. La disposizione poi, vista la dimensione ultranazionale del fenomeno da colpire, stabilisce che il reato è punito anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. Il nuovo articolo 558 bis del Codice Penale reca poi le circostanze aggravanti del reato di matrimonio forzato. In particolare, la pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni 18. Se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni 14, la pena è della reclusione da 2 a 7 anni. Ricordo in proposito che la Commissione ha già avviato l'esame di due disegni di legge, in particolare l'atto del Senato 174 a prima firma Ginetti e l'atto Senato 662 a prima firma Pucciarelli, che introducono, attraverso modifiche al Codice Penale, misure per il contrasto del fenomeno dei matrimoni precoci e forzati. L'articolo 8,1 apporta modifica all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, numero 4, recependo le modifiche alla dotazione apportate dall'ultima legge di bilancio e incrementando di 7 milioni di euro a decorrere dal 2020 la dotazione del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici. Le risorse sono così ripartite. 2 milioni di euro a decorrere dal 2017 sono destinati all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. 3 milioni di euro per il 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 sono destinati invece a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il comma 2 dell'articolo 8 reca la copertura finanziaria dei nuovi oneri. L'articolo 9 interviene sui delitti di maltrattamento contro familiari e conviventi e di atti persecutori. La disposizione prevede l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi. L'attuale pena della reclusione da 2 a 6 anni viene sostituita con la reclusione da 3 a 7 anni. È prevista una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi. In questi casi la pena è aumentata fino alla metà. Per coordinamento, avendo introdotto l'aggravamento speciale, il provvedimento elimina dall'aggravante comune dell'articolo 61 Codice Penale il riferimento al delitto di maltrattamenti. La disposizione inoltre inserisce il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi nell'elenco dei delitti che consentono nei confronti degli indiziati l'applicazione di misure di prevenzione. L'articolo 9 interviene poi, come accennato, sul delitto di stalking, sostituendo all'attuale pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni quella della reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi. Sempre con riguardo allo stalking, si prevede che il Tribunale, nel disporre in ordine alle misure di prevenzione, possa, anche con riguardo agli indiziati di tale delitto, imporre il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori. Lascio la parola adesso alla correlatrice. Grazie senatore Pellegrini. La relatrice, senatrice Evangelista, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà. Prego, senatrice.